Quante volte nelle nostre case abbiamo stipato la nostra roba, pezzi di vita e di quotidianità che quando meno te l'aspetti riemergono e riportano la nostra esperienza vissuta, un maglione, un vestito, una bambola e ci proiettano in un tempo che fu. L'armadio normalmente è il depositario di tutto questo e se poi l'oggetto è appartenuto a qualcuno a noi caro, il tutto si amplifica e ci coinvolge. Sentiamo perfino il profumo di quelle persone che spesso ci facevano sentire sempre al sicuro. È da qui che parte il romanzo L'Amaro di Maria Cristina Di Giuseppe per Navarra Editore. È un progetto prima che letterario teatrale, infatti è stato già portato in scena e apprezzato dal pubblico. È un armadio che improvvisamente si trova in mezzo a una stanza, è come se fosse un'anima vivente che cerca di convincere la protagonista Agata a non vendere la casa di famiglia, per evitare che questo patrimonio di amore possa disperdersi. Però, come sempre, parleremo di questo e tanto altro a dalla parte del libro, e questo sempre dopo la sigla. Benvenuti ancora una volta dalla parte del libro. È Franco Liotta che vi accoglie nella casa di Globus e per la vostra vetrina fedele di tante novità letterarie, ma tante soprattutto passioni culturali. Oggi parliamo di qualcosa che ci appartiene un po' a tutti, e appunto, e forse qualcuno diceva anche la coperta di Linus, qualcosa che ci rende assolutamente umani. E parliamo di un romanzo, appunto, di Maria Cristina Di Giuseppe, che è insieme a noi. Ciao Maria Cristina, una scrittrice. Tutti, un caro saluto a tutti quanti. Grazie. Ciao. Ed è accompagnata da un nostro amico che è già stato ospite da noi, appunto Edoardo De Angelis, cantautore, soprattutto paroliere, ed è una di quelle persone che di musica ha vissuto tutta una vita. Ciao, ciao Edoardo. Piacere di rivederti, Franco. Ciao. Allora, oggi diciamo che l'occasione è quella di parlare un po' di L'Amaro, di Navarra Editore, che praticamente è un armadio che si ritrova in una stanza al centro, nessuno sa come sia arrivato proprio al centro, però praticamente emana qualche cosa, emana un po' dell'energia particolare. E questa nostra protagonista è Agata, che praticamente dovrebbe vendere questa casa di famiglia che si trova a Palermo, e invece per tanti motivi non riesce proprio a liberarsi della casa, ma non per una questione negativa, ma perché sente qualcosa che la tiene lì. E poi naturalmente ci saranno anche tutta una serie di personaggi che completano, diciamo, la trama di questo romanzo. Allora, la cosa bella secondo me è che normalmente si parte prima da un progetto letterario e poi si traspone a livello teatrale. Invece qua è un po' successo il contrario, no? Esatto, Franco, è successo il contrario. È nato il teatrale qualche anno fa, su invito di un'artista siciliana che stimo e amo molto, che si chiama Laura Mollica. È un interprete del repertorio tradizionale musicale siciliano, e mi chiese di scrivere un testo perché voleva rimettersi in gioco anche come attrice, perché aveva avuto dei trascorsi nel teatro, importanti con Scaldati, nel cinema, poi si era dedicata alla carriera di interprete, mirabilmente, e però ha detto: Cristina, amo il tuo modo di scrivere, vorrei che tu scrivessi un testo. Per me vorrei cimentarmi di nuovo con il teatro, vorrei che fosse un testo che parlasse di donne, ma che non parlasse solo alle donne.
E quindi ho così raccolto ben volentieri questo invito ed è nato l'Armaru, che è un testo che in qualche modo parla sicuramente di donne perché tratteggia diverse figure femminili, diciamo in maniera completa, rotonda, almeno 8-9 figure femminili e ce ne sono altre di contorno. Di questo però ne parliamo dopo. No, proprio volutamente non sono entrato proprio nell'ambiente e in quello che appunto succede, perché mi piaceva molto l'idea di far vedere un contributo che voi ci avete inviato per entrare proprio nell'atmosfera di questo armario. Bene, allora passiamo dal teatro, bellissimo. Esatto. Andiamo. Vai. E allora, chi vuole? Le citazioni fuggono dalla bocca come le anguille dalle mani. Oh, chi di me nulla, ma è nulla amara, la bruzza di casa da marina. Bocca di meglio e bocca di lumia, tanto detto c'è tanto tu mi disprezzi, la vita mia la rogna sulla via. Cattia carrini e lasciar di pezzi pezzi. Leduto Catania, Napoli, Roma, Firenze, le ho visitate come fanno le gran signore, appesantite da gioielli e pellicce. Io sono Marion e sono una bottana, sì, una vera bottana. Ecco. Diciamo che così siamo entrati un po' nell'atmosfera e abbiamo visto appunto Laura Mollica, che è veramente una pigmaliona, un po' presenza scenica molto importante, bellissima voce e si è visto anche bei testi, per cui naturalmente deve essere uno spettacolo da vedere, da consigliare. Ecco, tu parlavi poco fa un po' di queste donne, no? Di questo mondo femminile nelle varie sfaccettature, questi personaggi che entrano a poco nel, come se uscissero un po' dall'armadio, no? Perché comunque hanno fatto parte della vita della, diciamo, proprietaria e quindi della nonna di della Agatha, nonna, in qualche esatto. modo, ecco, si manifesta attraverso questo armaru. Sono donne che aiuteranno Agatha a intraprendere un percorso di liberazione e di crescita, perché Agatha è un personaggio particolare, è un artista molto bravo e consapevole di esserlo, ha bisogno di avere l'attenzione e gli occhi del pubblico puntati su di sé, però a discapito di questo in realtà non,
non è così centrata nella sua esistenza, quindi è un protagonismo di facciata e quindi ha bisogno di recuperare qualcosa dal passato, perché c'è, poi non possiamo svelare troppo, no, certo. Però in qualche modo deve recuperare qualcosa. Diciamo che poi, scusami se ti interrompo, mi sembra un po' una ricerca di se stessa, è un po' la figura, in questo caso dell'armaro, ma comunque della nonna, a cui è un po' la prende per mano e la fa attraversare un po' di storia di vita per far capire che tante cose possono essere in maniera diversa rispetto esatto. Questo armadio in realtà è una sorta di passaggio segreto, ma anche di varco e anche di ponte, perché è vero che porta Agatha indietro e quindi le dà l'occasione di conoscere queste figure femminili che hanno gravitato in qualche modo attorno alla figura di Elena, che è la nonna. Però poi sarà anche un ponte, perché la proietteranno verso un futuro più consapevole e quindi più libero, più maturo, e quindi in qualche modo sarà rappresenterà per Agatha un passaggio di vita molto importante questa circostanza, insomma, di questo contatto inaspettato, particolare. Infatti, no, ma a me piace anche l'idea dell'armadio, tu dici appunto un ponte, un passaggio, ma a un certo punto tu nel libro dici come è quasi un televisore, quindi tu apri e ci sono delle immagini, quindi c'è praticamente qualcosa che dal passato va al futuro, quindi con la tecnologia. È polivalente, esatto, sì. Esatto. È polivalente perché poi l'armadio, come hai detto bene tu all'inizio, può essere un contenitore, ma può essere anche un nascondiglio, certo. Può essere un ponte, può essere un passaggio segreto, può essere tante cose, e probabilmente nel romanzo poi in maniera, diciamo, susseguente assume diverse valenze. E mi piace, e siccome la nonna di Agatha è stata anche una cantante per diletto, non per mestiere, come lo è poi Agatha, in qualche modo anche la musica le mette in contatto tra di loro. E quindi mentre la nonna si esprime per scricchiolii, perché esatto, è quello che può fare un armaru, Agatha si esprime attraverso la musica, e quindi entrano in contatto, trovano questo ulteriore punto di contatto grazie anche all'espressione musicale. Infatti, perché noi andremo adesso anche a parlare un po' del progetto, come è avvenuto, anche come è, diciamo, strutturato, no? Anche il progetto letterario, che comunque appunto ha questo ponte con il QR code che arriva naturalmente anche alla musica. Ma a questo punto mi dai un assist che non posso rifiutare, cioè a Edoardo, uomo di musica, uomo che quanti anni non lo diciamo, ma sono tanti anni che vive nel mondo della musica, ecco, si trova, diciamo, quasi da spalla, quasi da accompagnatore molto silente in questo progetto, no? Per cui io ti chiedo, ecco, qual è il rapporto che ti ha legato a questo progetto e naturalmente che ti ha legato a Maria Cristina? Intanto cominciamo a dire che io sono il primo lettore, sono stato il primo lettore del primo dei tre romanzi di Maria Cristina, Sale di Sicilia, infatti, poi del secondo Maremmana e adesso di questo L'Armaru. E mi presto volentieri, in questo caso l'ho messa in contatto naturalmente con i musicisti, ho fatto il mio lavoro di collegamento e di supporto, ma questo accade perché c'è un sentimento che io trovo sconvolgente in quello che scrive Maria Cristina, tant'è vero che ogni volta che leggo determinati passaggi di quello che scrive mi commuovo, e questo indubbiamente è importante, perché la ricchezza dei sentimenti evidentemente in alcuni passaggi ci lega. E poi siccome alcuni sostengono che io abbia una voce adatta all'opera, mi presto volentieri a leggere, non certamente da attore ma semplicemente da interprete fedele, leggere alcuni passaggi del libro, del romanzo, durante le presentazioni. Ecco, questo è quanto. Che non è poco, ma è assolutamente tanto. Cioè, nel senso che comunque, mentre ti ascoltavo, diciamo che da questo punto, nel momento in cui ho intrapreso la lettura di questo libro, ho avuto come la sensazione che fosse qualcosa di, appunto, teatrale, cioè di
I personaggi talmente definiti bene, talmente nella loro struttura personale, erano talmente ben definiti che ti dava la sensazione, appunto, come qualcosa che potrebbe capitare un po' a tutti, cioè no, di sentire quel personaggio è un po' magari qualcuno che magari hai incontrato, no? E la cosa che mi ha colpito è la scoperta un po' da parte della protagonista di un mondo che magari credeva in un certo modo, parlo della nonna e delle sue, diciamo, peculiarità anche, cioè, affettive, che magari in un certo mondo non lo immagineresti, e poi invece lo vai a trattare in maniera molto naturale, con quel senso dell'affetto che è effettivamente molto importante. E poi il discorso della voce, perdonami, anch'io sono un fautore della voce, la tua è pazzesca, diciamo, infatti, da questo punto di infatti, vista. Infatti, Franco, quando verremo a presentare il romanzo a Catania, in questo caso io mi farò da parte, mi metterò in prima fila e la voce presterai tu alla lettura. Io ti ringrazio, sarebbe per me un onore, anche perché l'ho fatto tante volte anch'io, però va bene. Potremmo collaborare insieme, questa è una bella cosa. Va bene, con molto piacere. Questa è una bella cosa. Senti, ma Edoardo, però dico, la scrittura di un libro, tu sei un paroliere, oltretutto questo è un libro, secondo me, molto che parla molto di storie, no? E nella canzone c'è sempre una storia. Vabbè, noi abbiamo sempre in mente Lella, che è un... Però dico, ecco, questa storia di persone, ecco, quanto è differente, secondo te, nell'approccio tuo, nella lettura? Ma guarda, la differenza è che la canzone ha e deve avere una sintesi feroce, perché in 3 minuti una storia la devi raccontare. La letteratura ti permette di dipingere i personaggi, il carattere, di approfondire naturalmente molto. Quindi c'è una differenza notevole nella scrittura. Io invidio, sono rimasto poi nella scrittura, anche quando scrivo altre cose, sono rimasto nella sintesi legata un po' alla canzone. Invidio questo torrenziale manzoniano modo di scrivere di Cristina, che riesce a trovare sempre una grande quantità di locuzioni, di aggettivi e di immagini, che però sono estremamente pertinenti sempre, non sono aggiunti, non sono di troppo, sono, a mio avviso naturalmente, sempre quelli giusti, sufficienti, sufficienti e necessari e mai sovrabbondanti. No, allora io devo dire che noi non ci siamo messi d'accordo, per cui, però questa sensazione l'ho avuta anch'io, perché la sua scrittura non la possiamo definire, secondo me, semplice, perché lei usa molte metafore, ma queste metafore che sono sempre molto azzeccate e soprattutto molto poetiche. In fondo è quello che stavi dicendo tu, ma è una cosa che immediatamente nello stile, nel filo della scrittura si vede molto, cioè c'è molta cura in questo senso, e soprattutto io ho notato questa cosa quando appunto dipinge i vari personaggi, le varie femminilità che possono esserci. Io per esempio mi è piaciuto moltissimo la Mariù, che da un atteggiamento immediatamente molto frivolo, poi scavando un po' esce quella che è la sua vera anche pena nel modo di vivere. Ecco, qual è il personaggio secondo te, Cristina, che ti ha, diciamo, legato un po' di più a questa storia? Allora, Mariù è sicuramente uno di quei personaggi, perché amo tutte queste donne per un semplice fatto che quando scrivo con grande onestà sentimentale, quindi in qualche modo è vero che è qualcosa che prima della scrittura non esiste, poi nel momento in cui io scrivo esiste, tutto ciò che ho scritto esiste, e mi rapporto con queste cose che ho scritto con grande rispetto, con grande
coinvolgimento, è come se dovessi rispettare qualcosa che ormai è fuori di me. E quindi in qualche modo mi appassiona e mi innamoro di questi personaggi. E Mario è sicuramente una di queste. Poi c'è anche Imma, che è la figura della donna che, a causa di una brutta storia di mafia, si è vista uccidere il figlio, e quindi voglio dirlo, c'è una citazione umile, veramente umile, ma fatta con il cuore in mano, a Felicia Impastato, che è la mamma di Bettina, certo. Impastato, che è diventata una donna di una forza, di una quasi granitica, a causa di questo dolore, ed è stata poi un esempio per tante madri, per tutti noi. Quindi c'è questa citazione, è un personaggio che non voleva essere troppo scoperta, però insomma questo è, e quindi sono molto legata anche a questo personaggio. Poi questi sono temi che vanno trattati con grande delicatezza, e per cui sì, comunque sono affezionata ovviamente a tutte queste donne, che in qualche modo sono servite anche a me, perché poi insomma c'è sempre qualcosa di autobiografico nei libri, no? In quello che si scrive. Sicuramente sì, certo. Quantomeno di sponda ho imparato delle cose da quello che ho scritto, a volte inconsapevolmente. Infatti ecco, questa era un po' la mia idea, cioè questo libro è un po' la ricerca di se stessi, cioè in Agatha alla fine c'è questa ricerca della famiglia, tra virgolette, cioè della casa familiare, quindi di mantenere questo rapporto con questa struttura, che in maniera molto sterile struttura, ma questa, questo nido dove praticamente lei è cresciuta e c'è tutta la sua famiglia. Ma è soprattutto una ricerca di se stessi, tu l'hai detto all'inizio, ha quasi una inconsapevolezza del proprio essere, del proprio io, che viene a poco invece riempito da questo. Perché, come capita forse a molti artisti che sono abituati a calcare le scene, a ricevere l'applauso del mondo, in qualche modo hanno poi alla fine, diventano dipendenti da questo applauso del mondo, ed è come se avessero bisogno di una legittimazione, certo, da parte del mondo, no? In qualche modo invece Agatha, grazie a questa esperienza particolare, si libera da questa dipendenza, e, senza svelare troppo, però certo, insomma affronterà un percorso che la farà crescere, la farà sentire più libera, più indipendente da questo bisogno di centralità, una centralità che, come dico all'inizio, lei cerca anche dal punto di vista meramente geometrico, perché ha bisogno di guadagnare il cuore geometrico degli spazi. E quindi questo però è indice di una debolezza, di una fragilità, quindi apparentemente ha un temperamento forte e determinato, però così io non è. Io quando leggevo pensavo un po' alla sua ironia nel prendere un po' in giro le persone che chiamavano per poter visitare la casa, quasi come una forma di difesa da quello, esatto, perché in realtà lei, a parte che avevo voglia di far attraversare a Laura Mollica, che appunto è l'attrice cantante, un po' tutti i registri, quindi da quello comico a quello più drammatico, però questa fase così di iniziale di comicità non è fine a se stessa, perché in realtà esprime proprio il disagio della protagonista, che non, certo, sa come, adduce delle scuse a volte veramente assurde, perché non, tutto sommato non vuole affrontare questa vendita, e quindi diciamo che la musica comunque è sempre molto costante nel libro. Infatti io vorrei ricordare anche Giuseppe Greco, che comunque gli arrangiamenti e tutta la musica, appunto, e devo dire molto bella, perché poi all'interno del libro, appunto, visto che è una trasposizione tra virgolette teatrale, comunque c'è questa, deve essere a 360 gradi il fatto di poter tu col QR code nelle fasi principali poter dare la possibilità di leggere, ascoltare la musica e capire quali sono i movimenti del protagonista, i movimenti del libro in quel momento, è qualcosa secondo me molto molto bello. Ecco, ci puoi parlare un po' di questa cosa, di questo escamotage per poter, sì, riempire. In realtà era un modo per far entrare il teatro in casa di tutti, perché leggendo, ci tengo a precisare che
la musica e il canto non sono accessori, non sono solamente colori, ma sono elementi fondanti del romanzo. E quindi inviterei gli eventuali lettori a prendersi proprio il tempo, nel momento in cui troveranno il QR code in una determinata pagina del romanzo, li inviterei gentilmente a soffermarsi, ad inquadrare il QR code, ad ascoltare la musica, a lasciarsi andare così ai sentimenti che vengono indotti dalla musica, proprio perché credo che sia importante. E quindi questa esperienza così multisensoriale credo che sia un valore aggiunto del romanzo. E, è un invito a teatro rivolto a tutti i lettori. Quindi no, comunque, può andare a teatro stando a casa. All'inizio uno può pensare, ma Edoardo De Angelis che ci sta a fare? Ma se pensiamo che noi abbiamo parlato in 25 minuti, abbiamo parlato praticamente di lettura ma anche di musica senza mai staccare, Edoardo De Angelis non poteva non essere qui. Ecco. Ma io ti ringrazio e approfitterei anche... vorrei parlare della prefazione. Esatto, stavo arrivando proprio lì. Chi ha fatto la prefazione? Io e te abbiamo evidentemente un'anima in comune, perché prima quando parlavi della scrittura di Cristina hai detto quello che io penso profondamente ed esprimo in due parole, che la sua è una scrittura a metà tra prosa e poesia, perché è una prosa ricca ma sempre di livello di leggerezza poetica. E adesso avevamo la stessa sì, idea. Sì, assolutamente sì. Era un po' l'assist. No, allora, io penso che, io ho letto la prefazione di Tosca, che è appunto l'artista che tutti noi conosciamo, e da lì secondo me ne è uscito anche qualcosa, che non è soltanto l'artista ma la donna importante che appunto ha dato il suo contributo appunto a questo libro. Lei parla poi alla fine di donne, le donne che ogni giorno lottano, e in fondo questo è un po' veramente uno sprone per tutte le donne che hanno a volte lo stesso problema dai primi del Novecento a oggi, non sono cambiate tante cose. Per cui ecco, mi è piaciuta molto la sua, diciamo, l'accompagnare con anche la propria esperienza di donna e quindi di combattente, di quelle persone che appunto che non smettono mai di combattere, ecco, con Maria Cristina. E questo è vero, sì, secondo me li ha accomunate molto bene. Sì, perché Tosca in realtà è una donna che ha ottenuto un grande meritato successo internazionale combattendo sempre da sola. Sì, esce questa cosa da quella prefazione. Noi purtroppo diciamo che dobbiamo chiudere quasi, però la cosa che mi ha un po' colpito, e vi voglio fare una domanda abbastanza veloce a tutti e due, allora voi siete romani e Palermo, tra virgolette, è una città che secondo me, allora, da questo romanzo si evince moltissimo che Maria Cristina ama molto Palermo, ok? Già. Ecco, perché oltretutto è il secondo libro che fai sulla Sicilia, per cui ecco, la nostra è una terra che ti appassiona. Ecco, come mai è nel tuo cuore? Come mai? E questa è la prima, poi scusa, passo direttamente a Edoardo e naturalmente poi risponderete. Ecco, tu che hai scritto molte canzoni romanesche, che differenza trovi tra la nostra cultura, tra virgolette, musicale e quella vostra romana? Prima cominciamo con Maria Cristina. Guarda, non saprei darti una risposta precisa, so solo che è accaduto, sono arrivata in Sicilia la prima volta... credo al Teatro Greco di Siracusa durante il liceo classico da Roma a vedere l'Antigone, va bene, però è stata un'esperienza bellissima, però molto limitata. Dopodiché sono arrivata a Palermo nel 2000, ho conosciuto delle persone che mi hanno in qualche modo offerto le chiavi della città, mi hanno portato a vedere il primo giorno la cattedrale e il secondo giorno lo Zen, perché volevano, come dire, mostrarmi le contraddizioni. Le contraddizioni. E grazie a questo atteggiamento ho potuto entrare nelle pieghe della città, che poi ho imparato a conoscere bene nel tempo e ad amare. E soprattutto voi siciliani avete questo sale di Sicilia che veramente esprimete nei sentimenti, nella cultura, nella musica, nell'ingegno, nell'ingegno, cioè l'avete nello sguardo, nelle parole,
Diciamo, questa è la battuta che devo fare, infatti da noi era l'unica regione in cui c'era sali e tabacchi. Okay. E invece Edoardo, cosa mi dici? Io sono figlio unico, disgraziatamente, e in Sicilia, a Palermo, ho trovato un fratello adottivo che però è come un fratello di sangue, Francesco Giunta. È un grande artista siciliano, il quale tra l'altro mi ha messo poi in contatto con tutti gli altri, Laura Mollica, Giuseppe Greco. Quindi Francesco per me ha usato le chiavi della Sicilia. Sicuramente parleremo ancora di lui, perché abbiamo in comune un grande progetto che pone la Sicilia e il dialetto siciliano in primissimo piano. Ma non è questo il momento, certo, né il luogo. Però anche io, Cristina ha scritto un Sale di Sicilia, esatto, anche io ho scritto un album che si chiama Sale di Sicilia. E tra le altre cose, la dico per ultima, noi ci siamo incontrati a Palermo. Ah, bellissima questa cosa. Quindi, allora, la Sicilia è galeotta inutile, basta. Questo. No, allora, noi non abbiamo più il tempo per poter parlare di tante altre cose che sarebbe veramente bello. Basta ricordare un po' le persone con cui voi continuamente collaborate, che sono artisti importantissimi della musica italiana, della letteratura italiana. Cioè, non facciamo dei nomi, però ecco. Mi piace molto questa commistione tra letteratura e musica, tra arte, perché appunto sono tutte forme d'arte e secondo me riescono ad arricchire tutti, e se tutti avessimo la possibilità di poter avere un minimo di questo, forse saremmo veramente più bravi e più buoni. Io vi ringrazio tantissimo, è stata una bella chiacchierata. Io, allora, ci vediamo a Catania, naturalmente. Sì. Quando, si sa già la data oppure ancora no? No, stiamo... Stiamo organizzando il tour siciliano. Intanto schiarisci la voce, perché così... No, perché oltretutto vengo da una raucedine pazzesca, infatti sono... Però vabbè, va bene così. Ok, no, io sarò sicuramente presente, se vorrete, ok, mi farà tanto onore. Con grande piacere. Ma sicuramente sarò lì a ascoltarvi, perché effettivamente è sempre una bellissima esperienza. Poi ormai fai parte anche tu di questo mondo dell'armaro, quindi sì, appunto, dentro l'armaro anche tu. Sì, ecco, io dovrei aprire il mio... È un armadio che esce, diciamo, dalla Svezia, non è il caso forse di fare, per cui non è così antico, però vabbè, prima o poi ci saranno tante cose dentro. Ragazzi, grazie ancora, e allora ci vediamo presto. Io invece volevo soltanto salutare i nostri ospiti, e quindi oggi abbiamo parlato con Maria Cristina Di Giuseppe dell'Armaru, Navarra Editore. Vorrei anche ricordare appunto Laura Mollica, che è l'attrice, vorrei ricordare anche il Giuseppe Greco, che appunto è stato il fautore delle musiche, e soprattutto vorrei ringraziare anche Edoardo De Angelis, che ancora una volta ci ha fatto compagnia. E cosa posso dire? Quando succede questo, alla fine tu ti senti veramente bene, vuol dire che hai fatto un buon servizio e una buona trasmissione. E questo concedetemelo oggi. Grazie ancora, buona vita a tutti e come sempre, ciao.